Bella ragazzi, qua è Ghiotto e oggi ho con me Gladiatore Giallo Rosso. Dovrebbe essere il tuo esordio sul mio canale, o sbaglio? Sì, in una live sì, in una live sì. La Ok. prima volta. Allora, ciao Ema, tutto bene? Sì, tutto a posto, dai. Non ci lamentiamo nonostante l'afa che pian piano però sta andando via, quindi Sì, dai. va bene, Speriamo. dai, va bene Con così. l'arrivo della Serie A, speriamo un po' di tempo. Sì, diciamo che ritorneranno le domeniche ansiose di preoccupazione, mamma mia. Sto contento e preoccupato allo stesso tempo, cioè è una sensazione strana. Sono anch'io sulla stessa linea. Allora, noi stiamo registrando questo video mercoledì sera, quando Pedro, perché l'argomento è quello, non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere, diciamo, tutto fatto. Voi lo state vedendo giovedì. Allora, io parto da te. Cosa ne pensi di questa operazione, che è un po' inusuale, perché poi ne parlavamo anche off camera. L'ultimo è stato Kolarov, che però passò dalla Lazio alla Roma, ma non direttamente, dopo vari anni, fu un tradimento comunque abbastanza poi sentito. Questo io non lo chiamo neanche tradimento, perché poi Pedro non si può dire che ha fatto tanti anni alla Roma, né è entrato nel cuore dei tifosi, anzi. Tu come l'hai presa? Partiamo così. Ma guarda, ti posso dire che io sono rimasto molto sorpreso già per il principio, appunto, che un giocatore passi dalla Roma alla Lazio. Qualcuno mi ha detto sul video che ho fatto che nel 2021 non dovrebbe essere strana una cosa del genere, però mi pare normale che in 90 e passa anni di storia, se i giocatori passati direttamente tra Roma e Lazio e viceversa, so, 3 o 4, è normale che quando succede un pochino rimaniamo così. Cioè, a Milano lo fanno ogni Ogni anno anno, si prendono cambiano giocatori come se niente fosse. A Roma è un pochino più inusuale ed infatti quando ho saputo questa cosa ci sono rimasto un po' così, non perché pensavo che il giocatore non potesse fare una cosa del genere, perché come hai detto tu non è che qua ha fatto un'esperienza così lunga da poter dire non sì, andrò infatti. mai alla Lazio, cioè è stato solo un anno, quindi non è che mi ha sorpreso la sua scelta, anzi gliela la capisco appieno, ma sorpreso appunto che si sia intavolata una trattativa, diciamo, tra le due squadre della capitale. Però, secondo me, è un modo per diciamo che dopo questo affare ci guadagnano un pochino tutte e tre, poi magari spiego. Sì, è vero, perché comunque noi diciamo che poi questa operazione si farà dopo, in seguito all'aumento di capitale che farà Lotito, che dovrebbe fare Lotito, che sta dicendo da un paio di settimane, per sbloccare poi gli indici di liquidità. Diciamo che, come hai detto tu, un'operazione che fa bene entrambi, perché voi vi liberate di un giocatore fuori dal progetto, che aveva ancora 2 anni di contratto e che percepiva un ingaggio sui 3 milioni, giusto? Da Esatto, voi. 3 milioni all'anno. Da noi dovrebbe ridurselo circa 2 milioni e mezzo, 2 più bonus per 2 anni, dovrebbe arrivare a zero, giusto? Esatto, una sorta di Ok, svincolo del cartellino per permettere, diciamo, al club che lo vuole prendere di acquisirlo e libera, diciamo, la squadra che ne deteneva il cartellino, come hai detto tu, dello stipendio che se no gli avrebbe dovuto dare. Già considerandolo fuori rosa, visto che è appena arrivato Mourinho, ha fatto la lista, messo da parte. Olsen, Pastore, Nzonzi, Santon, Fazio, Pedro, io questi se me li cedete mi fate un gran favore e quindi sicuramente per la Roma è un respiro dal punto di vista economico non indifferente, perlomeno per l'idea che è stata fatta su di lui. Ok, io ti dico allora, Pedro, vabbè, lo conosciamo, cioè io mi sono preso qualche appunto, cioè Barcellona, giovanile del Barcellona, dal 2007 al 2015 al Barcellona ha vinto tutto, 3 Champions, 5 Liga, Coppe Europee, anche al Chelsea, che poi l'ha avuto Sarri, fece benissimo, ha vinto l'Europa League, poi ha vinto una Premier, una Coppa d'Inghilterra, campione del mondo d'Europa con la Spagna, è andato incalandoci, già dal Chelsea iniziava un po', diciamo, piano piano la parabola discendente. Io non sono, ti dico la verità, contentissimo, perché secondo me in giro c'era di meglio, giocatori più giovani, però dovevamo muoverci prima. È ovvio che adesso mancano 2 o 3 giorni, è un'occasione, Pedro, perché Esatto. comunque ipoteticamente prendi un giocatore che vuole Sarri, lui sembra che voglia venire, lo prendi a zero, sì, gli dai un ingaggio importante, ma tra virgolette, perché poi alla fine gli No, ingaggi sono sostenibile, quelli. diciamo. Ci stanno, secondo me. Però io lo ritengo la Lazio una riserva di lusso. Cioè, se Pedro sarà il titolare al posto di Correa,
non mi piace. Tu cosa ne pensi? Può far bene da noi? Allora, io indubbiamente penso che se un giocatore va in una squadra specificatamente richiesto dal mister, già questo è un lato positivo. Poi certo, ovviamente deve essere dimostrato sul campo che un giocatore vale quello per cui è stato preso. Però già arrivare in una squadra in cui l'allenatore ha detto io voglio lui, mi può essere utile per l'attacco, secondo me anche a livello motivazionale per lui può essere una cosa importante. Diciamo che sotto questo punto di vista, appunto, capisco benissimo la sua scelta, perché uno che ha vinto tutto come lui non può permettersi, diciamo, di stare fuori rosa alla Roma. Cioè, io lo dico io che la tifo, ma è anche un po' vergognoso, diciamo, nei confronti di chi ha vinto tanto nell'arco della sua carriera. Quindi è normale, vai in una squadra che, anche se magari non ti può assicurare il posto da titolare, comunque ti farà giocare un discreto numero di partite, secondo me ha fatto la scelta migliore. Poi, lo ripeto, come hai detto tu, dipende anche che ruolo gli viene dato, perché venire al posto di Correa sarebbe indubbiamente un passo indietro, anche perché Correa è più giovane, più fresco atleticamente, sì, è un po' discontinuo, ma lo stesso Pedro lo è stato con la Roma, quindi non penso, almeno questa è la mia idea, che Pedro venga per sostituire Correa, anche perché qualora voi lo cediate all'Inter o a qualsiasi altra squadra, non è che lo fate gratis, quindi si ipotizza che se vi prendete sui 30-35 milioni per Correa, poi, sì, investe per qualcun altro. Sentivo il nome di Kostic, ma penso che indubbiamente non è Pedro il sostituto. Pedro è uno che metti lì, numericamente c'è, se serve puoi metterlo, secondo me non ti dico che farà fuoco e fiamme, almeno non credo, avendolo visto quest'anno alla Roma, però può comunque portare esperienza ed essere utile, diciamo, nell'arco di una stagione intera, perché tanto le partite, avendo anche l'Europa League, saranno tante, quindi in Europa League secondo me può trovare il suo spazio. Assolutamente, sì, io concordo. Però ecco, quest'anno la Roma, com'è stato? Perché è partito bene, è poi un giocatore ambidestro, quindi un po' dove lo metti fa bene, aveva fatto quel gol all'Udinese, bellissimo, decisivo, poi io ho letto un po' la cronaca dell'infortunio, è arrivato mezzo infortunato dal Chelsea, poi ha avuto tre infortuni non lunghi, però gli hanno un po' fastidioso la stagione. Sì, ma guarda, diciamo che gli infortuni sono stati solo, secondo me, non sono stati il fulcro, diciamo, o comunque il primo motivo della sua esperienza negativa. Io penso veramente che sia difficile capire perché il giocatore si sia spento col passare delle giornate, perché uno può pensare, ok, non è più giovane, ci sta che non sia più quello di un tempo. Il fatto però è che fino a novembre veramente sembrava un altro giocatore, perché dinamico, propositivo, segnava bei gol, cioè nella prima parte ha fatto tipo 3-4 gol e 2-3 assist, che non era poco, comunque si vedeva che era nel vivo del gioco, infatti era lui il titolare insieme a Mkhitaryan, era diventato il sostituto per forza di cose di Zaniolo, e aveva fatto bene. Poi dall'espulsione con il Sassuolo in poi, non so per quale effettivo motivo, perché da un giocatore della tua esperienza non è che ti aspetti della sua esperienza non è che ti aspetti che sparisce per un episodio del genere, però da quella partita in poi, quando è tornato, non è più stato lui, cioè non l'ho visto proprio nel vivo del gioco, si è intestardito parecchio, l'ho visto anche abbastanza frustrato. E se, se l'ha presa spesso anche col nostro allenatore. Ricordo un episodio, mi pare in Roma-Napoli, in cui venne sostituito dopo un'ora, in cui era stato davvero penoso, e tipo è andato al mister e ha detto: ma perché mi hai cambiato, perché mi hai tolto? E questo episodio fece scalpore, perché appunto sono incrinati un po' i rapporti, probabilmente. Sì, esatto, esatto, ed era un esempio del fatto che ormai Fonseca non aveva in pugno la maggior parte dei giocatori, lo spogliatoio, ma la maggior parte dei giocatori, tra cui anche c'è Dzeko, che tra l'altro è partito pochi giorni fa. Poi si è un pochino riscattato, ha fatto un bel gol con l'Udinese sempre al ritorno, ha fatto qualche discreta partita e diciamo che poi si è, diciamo, riscattato ancora di più segnando quel bel gol al derby, che però ovviamente è stato bello, emozionante e tutto, ma non ha certo migliorato una stagione che complessivamente non è stata all'altezza delle aspettative. Non dico da 4, ma neanche pienamente sufficiente. Poi da uno come lui, lo ripeto, mi aspettavo qualcosina di più, e mi dispiace perché al momento del suo arrivo ero molto molto contento. Sì, perché poi mi ricordo che dato Pedro è un giocatore che già da un paio d'anni che alla Lazio si parla questo nome. Poi, come al solito, quando noi trattiamo un giocatore, voi vi infilate nella trattativa, diciamo, non vi è andata benissimo, ora torna. E comunque io sono sempre un po' contro queste cose qua, ma non per principio, perché poi riguardo Pedro l'abbiamo detto, non è che si può parlare di tradimento, però ho sempre paura che un giocatore che
fa male da noi, magari va alla Roma e fa bene. È la stessa identica cosa che ho pensato anch'io. Infatti, nel senso, potessi scegliere, preferirei vederlo da un'altra parte o perlomeno in un'altra italiana. È sempre rischioso quando dai un giocatore della tua rosa ad una squadra che si gioca praticamente il tuo stesso obiettivo. E io, come ti ho detto, non lo avrei messo fuori rosa così di punto in bianco. A prescindere, no, io penso che in rosa ci poteva stare. Si vede che la Roma ha fatto le sue valutazioni, ha detto un ingaggio così pesante per quello che ha per le prestazioni che ha fornito in campo non ce lo possiamo permettere, quindi lo mettiamo in vendita. Se c'è una squadra che si interessa, indipendentemente da quale sia, favoriremo, diciamo, la sua partenza, come è successo per Dzeko, anche se con Dzeko la questione è un po' diversa, ma anche con Florenzi, ad esempio, non fa più parte del progetto Roma. Infatti lo stiamo svendendo a tutti gli effetti al Milan, che ancora, cioè, detto tra parentesi, ancora non è riuscito a darci quel milione che vogliamo per il prestito. Cioè, io veramente vedo negli altri campionati il City che spende 100 milioni così, Grinch, no? E Mone ne vuole spendere 125 per Kane, e devo vedermi il Milan che non riesce a darmi 5 milioni cash per prendersi Florenzi. Cioè, robe veramente dell'altro mondo. Un divario. Ma poi ti dirò, adesso non c'entra un attimo che chiudo il discorso, ho visto un pochino il livello delle squadre del campionato italiano e ammetto che è calato notevolmente. Diciamo che molti giocatori importanti sono partiti e altri potrebbero addirittura partire. Vlahovic, un po' triste questa cosa, però speriamo che il calcio italiano possa presto tornare ad alti livelli. Sì, questo ce lo auguriamo tutti. Sono arrivati magari allenatori importanti, magari sarà un campionato divertente nel nostro guscio. Fuori, se poi varchiamo i confini, sottoscrivo assolutamente, siamo anni luce lontano le altre. Poi il calcio, tutto può succedere, la palla è rotonda, però diciamo che sicuramente c'è un divario e si sta allargando sempre. Sì, è vero. Purtroppo, certo, uno dice magari va via un giocatore importante da una rivale, sono contento. Se va via Donnarumma, il Milan magari può essere più battibile, ad esempio. Sì, però certo, per il calcio italiano in sé, vedere questi giocatori, Donnarumma, Lukaku, De Paul, Hakimi, forse Vlahovic, cioè vedere che tutti quanti vanno via e vedere che comunque in Italia, bene o male, non è che è arrivato questo gran costo. C'è Ibrahim, che è un buon giocatore. Anche Giroud può essere utile, però pensi agli anni migliori del campionato italiano e vedi che c'è una netta differenza, perché attualmente per me c'è in Italia una crisi che a quanto pare negli altri paesi non c'è. Niente, quindi signori, diciamo, abbiamo detto la nostra su Pedro, ci auguriamo che il calcio italiano possa piano piano risollevarsi. Buon campionato a tutti, perché ormai ci siamo. Ema, io ti ringrazio la partecipazione. Quanti like? Dipende, perché non so la tua media, capito? Se magari cerchiamo di alzarla, 400 facciamo? Famo 500, dai, numero tondo. 500 per Pedro, dai. Va bene. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e sempre forza Lazio.